E Maduro? Lì, alla casa. Enrico evidentemente ha messo l'indirizzo di via Bologna. Ma Enrico... Enrico... Sembra stato, se lo sai, il primo giorno che vieni qua, quanto quanti di loro sono venuti? Siamo venuti per te. No. Guarda, quanti ne sono arrivati. Ti un atteggiamento da star veramente. Oh. Però non sbarito in questa. No, però allora, quindi lei si deve differenziare. Jenny, vuoi venire anche tu? Tutti quanti ci dobbiamo. Vieni. In mezzo ai guardatemi, i due gemelli. Ma lo vediamo come la prima, guarda, cosa gli è andato a Maurizio, sta facendo il bravo. Lui è... Bravo Luca, allora grazie, buon lavoro ragazzi. Un po' proviamo. E auguri. Casa Lorena, da avvocati alla professionalità, socio consulente, bella c'è anche l'avvocato. Sì, sì. Facciamo entrare dalla no, non basta lì. Allora facciamo entrare dalla cucina, che è la particolarità della gestione di questo servizio e che abbiamo provato a alimentarci un'attività per l'inserimento. In realtà tutto ce l'ha finanziato la Vodafone, Profit, per esempio le nostre confetture abbinate dei piatti. Eccole. E adesso sta immaginando. Sì. L'economia. In realtà sì, dovremmo promuovere sviluppo locale. Mega. Sì. Poi questo è la sala di donna. E questo qua. E poi c'è la. È un centro per la casa di accoglienza, guardi, la strada da seguire è sicuramente l'uso intelligente dei fondi europei, ne abbiamo dati fondi europei e ne daremo ancora. Il problema è come si usano, dei passi in avanti sono stati fatti, anche però con grandi contraddizioni. L'importante adesso è capire che non bisogna fare gli errori del passato nel futuro. E per esempio una delle grandi cose da fare con i fondi europei è la bonifica dei territori. Se qui c'è l'infestazione chimica, l'avvelenamento del territorio, bisogna bonificare il territorio. Allora se abbiamo dei soldi, invece di spenderli in migliaia di interventi piccoli piccoli e quindi inutili, concentriamo una gran parte di queste risorse bonificando questo territorio.